Bella gente, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Oggi, signori, siamo qua per continuare la serie delle 5 cose che non sai. E oggi siamo qui per parlare proprio delle Glow Squid, mob di Minecraft che è stato aggiunto esattamente ieri nel nuovo snapshot. Ancora non è completo, ancora non abbiamo una piena linea generale di quello che ne sarà del Glow Squid dai prossimi snapshot e nella 1.17 vera e propria. Quindi proprio per questo in futuro potrebbe uscire un video di riparazione che vada ad assommare le cose che vi dirò oggi con quello che poi uscirà e ovviamente ci mostreranno della Glow Squid. Innanzitutto, introducendolo molto velocemente, il Glow Squid è un mob di Minecraft 1.17 appena aggiunto, ben appunto come ho detto prima, nel nuovo snapshot, e ha la particolarità di essere stato aggiunto proprio per il fatto che semplicemente ha vinto il Mob Vote di questo ottobre nel Minecraft Live 2020, battendo a larga scala addirittura pure l'Icelogger e ovviamente pure la Moblum. Partiamo quindi, signori, con le 5 cose che non sai sulla Glow Squid di Minecraft 1.17. Essendo comunque dei mob come le squid, anche la particolarità di essere continuamente attaccate e infastidite dai guardiani di Minecraft effettivamente rimane. Infatti, ragazzi, se una Glow Squid sarà presente nelle vicinanze di alcuni guardiani, essi, proprio come fanno con le squid, tenderanno a lanciargli un'occhiata un po' sinistra col loro raggio in modo tale da ucciderle come se non ci fosse un domani, senza pietà. Nel video di presentazione delle Glow Squid dello scorso settembre, sulla quale ho portato anche dei video, ci mostrano effettivamente la Glow Squid come un mob marino, per quanto notata accanto a dei coralli, comunque in un fondale marino vero e proprio. Anche se effettivamente sia per il tema dell'aggiornamento che per un altro insieme di cose, anche perché comunque è un'informazione che ci è stata detta, le Glow Squid spawneranno anche nei laghi sotterranei delle nuove caverne della 1.17. La cosa che fa un pochino più ridere è che su Minecraft Earth, per quanto sia già presente la Glow Squid, è un mob che può essere trovato nella palude, quindi c'è un po' di confusione sul suo logo di spawn. Oltre ai guardiani che le infastidiscono e che le danno noia in qualsiasi momento, si sono aggiunti nella 1.17 anche i simpatici Axolot, sulla quale vi ricordo ho già dedicato un video per scoprire effettivamente di che cosa si tratta. Fatto sta che gli Axolot, proprio come i guardiani, tenderanno in gruppo ad attaccare le Glow Squid, uccidendole fino praticamente all'ottenimento della Glow Insack, il loro drop. Questa è una piccola curiosità legata al Glow Insack, visto che l'ho appena nominato, e molto semplicemente è il drop della Glow Squid che ci permette di craftare sia gli item frame glow, gli item frame illuminati, e ci permette pure di rendere visibili e più caratteristici i colori nei cartelli di Minecraft. Le Glow Squid sono più veloci rispetto alle squid normali a scappare da magari alcuni guardiani. Non appena viene colpita, infatti, la Glow Squid se ne scappa immediatamente, mentre la Squid normale ha un leggero ritardo. Il brillio, non so ben come definirlo, che caratterizza la Glow Squid, che ancora non ha gli scopi ben specifici che poi abbiamo visto nel video di presentazione di questo nuovo mob, è però paragonabile agli occhi degli Enderman e anche al nucleo interno dei Magma Cube. Queste, signori, erano le 5 cose che non sai sulla Glow Squid. Come vi ho già detto, vi aggiornerò in futuro riguardo ai contenuti di questo nuovo mob di Minecraft 1.17, interessante anche perché è quello che mi occupo di fare in questo canale. E quindi niente, signori, vi invito quindi a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e a commentare. Ditemi quale prossima settimana sarà il nuovo mob, la nuova particolarità di Minecraft su cui volete un video delle 5 cose che non sai. Detto questo, da Endernico è tutto, ci vediamo alla prossima. Vi ricordo però di passare prima dalla descrizione, dove trovate il link al gruppo Telegram, al profilo Instagram, al sito Viola del Live. E quindi niente, alla prossima, ciao ragazzi!